La cosa è andata male, è stato bloccato dopo un po'. Il trucco, l'idea, la ratio nel tutto era solo di far vedere, di dimostrare, difatti camion, corriere venivano a vedere questo esperimento economico. È avvenuto tra l'altro invece in modo a mio avviso adeguato con Oberguggenheim a Wörgl nel 1923, se ben mi ricordo. Il sindaco di questa cittadina in piena crisi ha creato dal nulla una moneta complementare che ha dato, in questo caso nuovamente la ratio, ovvero il perché era semplicemente a chi lavorava per la città, qualcuno lavorava per abbellire le strade, per creare un campo di calcio, per fare quello che voleva, veniva pagato da questo denaro creato dal comune. In questo caso la gente poi aveva dei denari creati dal nulla, in quanto la Banca Centrale d'Austria non li ridava, e questi denari cominciava a farli girare. Quali sono, secondo lei, le altre strade che si possono percorrere per giungere a una sovranità popolare della moneta? Ce ne sono altre o questa dell'introduzione delle monete locali le sembra la A quella più che sta fattibile? cercando Marco Della Luna, abbiamo due persone geniali, una è Marco Saba, una è Marco Della Luna. Marco Della Luna ha messo in piedi, non so se uscirà un'altra persona molto bella, è Marra, anche lui è avvocato, e stanno parlando di cause di gruppo. Stanno parlando, ma in teoria Banca Italia va chiusa da domani. Io ho letto quest'inverno un po' di diritto bancario. Il diritto bancario dice che se non è onorata la compagine sociale, la banca deve andare in crisi d'ufficio. Cioè, in crisi vuol dire che deve chiudere, deve onorare i debiti e i crediti e fine della fiaba. Banca Perché va Italia deve chiusa? chiudere perché la compagine sociale non è quella che deve. La compagine sociale è tutta privata. Secondo quindi l'articolo 3 del suo Io ho statuto. parlato con due senatori e hanno detto che sì, ma cosa vuoi? A questi livelli il pubblico e il privato si fondono. Va bene, allora torna a casa se mi dici così, da che parte stai? Ma tecnicamente, dal punto di vista legislativo, quale potrebbe essere un percorso che si potrebbe seguire per cambiare lo stato attuale delle cose e giungere a una sovranità popolare della moneta? Ho messo in piedi una cosa molto divertente, leggere Robin Hood, dove da oggi i titoli di Stato vengono annullati. Vengono rifusi con chi ha creato il debito pubblico, ovvero i soci occulti di Banca Italia, tutte le banche, le assicurazioni, e quindi 1.490, quello che è miliardi, vengono pagati da queste banche mangiandogli le cose che hanno mangiato a loro volta i cittadini, tramite fiduciarie, tramite organizzazioni parallele sempre di loro proprietà, ritornano i denari vendendo quegli oggetti lì ai cittadini. I denari possono venire messi in una banca che a sua volta si chiama Banca dei Cittadini d'Italia, non Banca d'Italia, di cui ogni cittadino possiede una quota non cumulabile e non cedibile. A questo punto saremo proprietari di una banca su cui ci saranno 1.400 miliardi, ci saremo rifinanziati, gli unici che ci rimettono saranno le banche, non so se lei dispiace, a me no. E a questo punto abbiamo un denaro senza inflazione che viene creato senza creare debito pubblico, senza creare titoli di Stato, e senza che i cittadini pensano che stanno aiutando lo Stato perché comprano 10.000 euro di BOT e CCT. Non stanno finanziando niente, stanno solo creando rarefazione monetaria, ovvero togliendo denaro in circolazione, che poi le banche presteranno ai loro amici al 9, al 10, all'8, al 7, a quello che Perché i mass media, non parlano del signoraggio? è. Ma ho chiesto al Messaggero Veneto di Udine, gli ho dato il libro, ho detto molto bello, queste cose non possiamo pubblicarle. Poi una volta sono andato là perché c'è un articolo che diceva Trichet aumenta il costo del denaro per aiutare l'economia. Già mi sembrava strano. Metti un costo per aumentare l'economia, poi leggendo c'era scritto sì perché 2 anni prima l'aveva abbassato per incentivare l'economia. Allora tu mi dici nel titolo che aumentare aiuta e poi mi dici nell'articolo che abbassare incentiva, non è preso per deficiente. Gli ho detto scusate ma sta roba qua, sai, è un titolo redazionale. È difficile, ce lo impongono, ma redazione non è qua la redazione, è Udine, no, redazione è un gruppo di giornali, la redazione non so, Bergamo, Brescia. Quindi Quindi questo è quanto. perché non ne parlano del E poi il signoraggio? suo libro non possiamo pubblicarlo, sa, sono cose troppo scottanti e non si può. Mi ha risposto così, pare che l'abbia letto il vice direttore e poi ha detto che non si può perché sa, sono cose un po' così. Perché Beppe Grillo dopo lo spettacolo del 98 non parla più del signoraggio? Gli ho parlato, ne aveva parlato, ho visto un filmato in internet in cui ha toccato questi argomenti, quindi è informatissimo. Gli ho parlato circa 6 mesi fa e mi ha detto sì, molto bene, molto bello, ma questo per la gente è troppo.
se è troppo la gente si spaventa e non lo capisce perché è troppo. Uguale Milena Gabanelli mi ha detto sì, forse sarà vero, ma noi cerchiamo di scovare le truffe piccole, o piccole insomma, le truffe fattibili, perché? Sostenibili. Questa è troppo grossa, perché? Mette per aria tutto, è rivoluzionaria, è una teoria. Ma perché? Perché non denunciare questa grande truffa? Senta, io 25 anni fa, da dentista, sono medico dentista, ho visto che l'amalgama faceva male. Aveva mercurio, piombo in tracce, nickel, cadmio, rame, un disastro. Ne ho parlato, mi hanno chiamato uno dei medici per sgridarmi che non posso destabilizzare il pubblico. Ho potuto fare l'argomento chemio, per me la chemio ammazza, basta vedere chi se la fa che crepa, invece dalle statistiche va tutto bene. E anche lì, cosa puoi fare? Niente. Sono mulini a vento. Non possiamo altro che dirlo, chi si interessa, come lei che è venuto qua a riprendermi, ne è informato, diffonda l'età novella, vediamo se o ci ammazzano prima noi o qualcosa cambia. Circa un anno fa l'ex questore di Genova, Arrigo Molinari, viene assassinato, viene accoltellato alla vigilia di un'udienza contro Banca d'Italia per la questione del signoraggio. Lei, dopo l'uscita del suo libro e per voler trattare queste tematiche, non teme per la sua persona? Boh, non sta succedendo niente, un giorno che mi sparano, non lo so, ma cosa bisogna fare? Tutta la vita a rischio. Come stanno andando le vendite di questo libro? Non ho idea, io ci guadagno 35 centesimi a libro, sono più quelli che ho regalato che i proventi che ho ricevuto. Penso che vadano bene, lo vediamo in giro. È la seconda ristampa, quindi quante copie sono state... Siamo contenti, non so quante copie sono vendute, 10.000, non so, una roba così. Siamo contenti, la cosa è bella, è la gente è informata e speriamo che dia adito a incontri, soprattutto... sono a parlare per esempio in un paese qua vicino, si chiama Tarvisio, con il sindaco che è interessato a questa cosa, e vediamo se creano la moneta complementare, perché un sindaco può creare la propria moneta, un sindaco può uscire dalla crisi di adesso creando la propria moneta, mettendo in circolazione, creando euflazione, quindi risanando l'economia locale. Come vede lei lo scenario futuro dell'Eurozona? Secondo lei stiamo andando incontro a una nuova crisi simile a quella del 1929? L'Eurozona, essendo in mano a quelli lì, lo scopo è distruggerci nuovamente, poi rigirare quello che diceva prima di Jefferson, se non sbaglio, che aumentando o abbassando i tassi le banche fanno quello che vogliono, se lei le mangiano la casa, perché l'ha persa, e chiede in giro a quelli che fanno leasing, no, quello che stavo dicendo prima, le banche finanziano chi costruisce le case, questi costruiscono le case, poi le banche finanziano chi le compra, e così questi comprano, le abbelliscono, dopo 10 anni questi mutui trentennali, la gente non può più pagarli perché non c'è più denaro, perché i tassi sono andati su, per correggere l'inflazione bisogna portarli al 12, al 15, nell'80, 1980 erano 24 per qualche mese i tassi, mi dica lei l'utilità di alzare al 24% i tassi arricchendo un ente privato che sono le banche centrali, gli unici che si arricchiscono sono quelli lì. A mio avviso ci faranno saltare per poi ridarci improvvisamente, inventando che l'economia ha ripreso, che il PIL aumenta, adesso cala, adesso cresce, mi ricordo 4 mesi fa il PIL cala, adesso improvvisamente aumenta. Ma il PIL se lo girano come vogliono. Io la vedo molto grigia. Io vedo che Prodi, che adesso è andato al potere, non ci tiene neanche a essere rivotato, vuole distruggerci molto rapidamente per gli interessi di chi rappresenta. Padoa-Schioppa, anche lui del Bilderberger, stessa cosa, fa parte dell'organizzazione, che ha unico scopo di metterci in pasto ai banchieri. Ma con Berlusconi secondo lei sarebbero andate differentemente le cose? Io 15 anni che non voto, perché ormai non mi identifico con tutti quelli lì che pensano facciano gli affari loro e non gli affari nostri. Berlusconi, se non altro, non ci ha svenduto in 2 minuti come ha fatto questo qua. Si stanno avvantaggiando solo le banche. Quindi io penso che con l'euro, e qui finiamo, con l'euro... zona, come dice lei, in gestione di enti, associazioni, organizzazioni private ormai infiltrate negli stati, lo Stato ormai fa parte di loro, il governatore di Banca d'Italia si chiama governatore perché governa lo Stato, paga i senatori, paga i ministri, paga i questori, questa è la situazione, con un denaro, col sangue dell'economia messo in mano organizzazioni private che non hanno certo interessi etici, la vedo molto grigia, una situazione tipo argentina la vedo vicina. Il tutto perché la moneta in mano a questi qui ci fa fare quello che vogliono.